Nella giornata in cui a Russi si attende il big match del torneo, big match lo è solo per quanto riguarda i primi 45 minuti di gioco, perché i padroni di casa si fanno gol da soli con evidenti errori difensivi, spesso ingenui, dando alla corazzata del campionato la copertina di diritto. Se poi il campionato per molti era già chiuso prima di iniziare, non lamentiamoci se a Bernacchi e Calderoni vengono concessi tali regali. La gara vede un Russi in grande spolvero a partire col giusto piglio, Placchi appoggia per Filippi che trova sulla sua strada una straordinaria parata di Calderoni, parata davvero da campione. Dall'angolo gol Godoli pennella per la testa di Tassinari, palla al lato di un nulla. Ronco ancora negli spogliatoi e Rava ringrazia scodellando per la corrente Filippi che in volée trafigge Calderoni regalando l'1-0 ai Falchetti. Potremmo dire assolutamente vantaggio meritato. Il pareggio avviene poco più tardi, Spadaro inventa per Bernacchi, l'ex Cesira di testa firma 1-1 con un gol davvero di pregevole fattura. Lo scambio di cortesie tra i due giocatori in campo prosegue, Spadaro cross al centro e Bernacchi per poco trova il gol della domenica, conclusione al volo di poco alta. Su fine di tempo grande penetrazione di Filippi, ma Calderoni chiude l'attaccante del Russi ottimamente lo specchio della porta, prima di rompete le righe vengono allontanati dal terreno di gioco entrambi gli allenatori. Nella ripresa di rimessa laterale il Ronco passa, Bernacchi raccoglie la palla, la deposita sulla testa di Spadaro che da due passi non può far altro che trafiggere il portiere Lolli. Partita che sembra destinata a mettersi sul binario giusto per gli ospiti, specie quando poco dopo i russi regali 3-1 a Ronco, permettendo a Salazar di approfittare di un'ingenuità doppia che porti il nome di Temporini e Lolli. 3-1 e fine dei giochi, anche se Filippi dall'altra parte si divora la marcatura su cross di Rava. Lo stesso Rava mette al centro poco più tardi un tiro cross salvato sulla linea da Melandri. Qui Lolli si complica la vita permettendo per un attimo a Raimondi di sognare, ma il portiere si riscatta successivamente. Tassinari invece su punizione di Godoli di testa chiama grande intervento Calderoni che giustifica il passato in A tra le file di Atalanta e Torino, mentre il collega Lolli dall'altra parte giustifica il pasticcio difensivo dell'intera giornata dei Falchetti. Fallo ingenuo su Spadaro, ammonizione e penalty. Dagli 11 metri si presenta lo stesso Spadaro che non sbaglia. Alta dormita dalla difesa e Spadaro lanciato dall'amico Bernacchi in contropiede segna il 5-1. La giornata strepitosa di Spadaro si conclude con tanto di cartolina finale dalla difesa dei russi che lo scalcia più non posso per bloccarlo, ma invece l'attaccante sigla il sesto gol con tanto di dedica a qualcuno lassù che è assolutamente meritata. 6-1 in finale e applausi a scena aperta.